Ciao amici di Chimera Revo, l'estate non è ancora finita e Andoer ci ha dato la possibilità di provare questa piccola action cam 4K, un'action cam molto economica ma che ha buone pretese. Un sensore anteriore da 16 megapixel dovrebbe catturare video in 4K a 30 frame rate per secondo, con una memoria espandibile fino a 64 giga e un obiettivo grandangolare a 170 gradi, sensore wifi per comandarla tramite l'applicazione e standard video H.264. Arriva in confezione con il classico case waterproof che dovrebbe promettere un'immersione fino a 30 metri di profondità e tutti i classici accessori che adesso andremo a vedere nell'unboxing. Questa poi è una scheda tecnica posta sul retro, ma la vedremo molto più dettagliatamente poi nella recensione completa. Andiamo ad aprirla. All'interno, come detto, ci sono tantissimi accessori anche compatibili con GoPro ed altre action cam cinesi come questa. In confezione troviamo un piccolo manuale utente che sembra essere inutile, ma invece è molto utile perché oltre a dirci come utilizzare l'action cam sia manualmente sia tramite l'applicazione, contiene anche delle comode istruzioni su come montare questi accessori contenuti nella confezione per utilizzarla sul casco di una bici o sul manubrio, sulla propria cinta e così via. Molto carino. Mettiamo da parte l'action cam. Io ho già spaccottato tutti quanti gli accessori nella confezione perché sennò sarebbe venuto un unboxing di 20 minuti. Comunque, tra i tanti supporti, vediamo velocemente quelli più importanti, ovvero questo, ecco, ne è caduto uno, ovvero questo supporto che si aggancia all'action cam senza il case waterproof, che permette di utilizzare la piccola vite, quindi su treppiedi o comunque supporti del genere. Questi invece sono tutti i supporti che vanno sul casco e questo quello che viene usato su una cinta o comunque su qualcosa di simile. Cavo di alimentazione, secondo sportellino per il case waterproof perché col passare del tempo la vite che è qui all'interno incomincia ad arrugginirsi se usata soprattutto in acque salate o in acque termali ad esempio e quindi può essere sostituito. Qualche fascia. Pezzette per pulire la lente, fascette, abbiamo anche un laccio in metallo per legarla. Ecco qua, questo è il supporto per la bici e questo è il secondo supporto per il casco con l'attacco a vite. Ma vediamo molto 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 velocemente l'action camera. Questo è il case waterproof, sempre ben realizzati, i tasti sono molto duri. Ma raggiungibili facilmente e questa è l'apertura. Apertura che va fatta così. Eccola qui. Diamoci una rapidissima occhiata. Rispetto alle tradizionali action cam cinesi, qui abbiamo in più questo LED per scattare foto notturne o utilizzarlo in acque scure. O non so, in escursioni dove c'è poca luce e firmware completamente in italiano, anche altre lingue disponibili, espansioni micro SD, peccato che manca sempre questo carrellino qui davanti per proteggere gli ingressi. Vorrei accendervela, ma no, non lo farò. Ciao ragazzi, ci vediamo alla recensione completa.